La gola è secca, irritata, dolente. Siamo senza voce, fatichiamo a bere, mangiare, deglutire. Cosa facciamo? Il dottor Squalozzi dice che siamo da buttare. Ma no, dai. La risposta giusta ce la dà la naturopatia. Facciamo le tisane amiche della gola. E oggi vediamo tre ricette di tisane anti mal di gola e anti abbassamento della voce. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Se il mal di gola è accompagnato da febbre, infiammazione di tonsille e bronchi, potrebbe essere di origine batterica, quindi attenzione. Se invece i sintomi sono raffreddore, tosse e mal di gola, allora probabilmente si tratta di un malanno stagionale. E i sintomi si alleviano anche con i rimedi naturali. Nel dubbio chiedere sempre consiglio a un esperto. E adesso vediamo le tisane. Tisana 1, zenzero e limone. Lo zenzero è un potente antinfiammatorio, antiossidante. Lo dimostra uno studio pubblicato su Food and Chemical Toxicology. Il link è in descrizione. Si prepara facendo bollire per 10 minuti 5 cm di radice di zenzero sbucciata e tagliata a pezzettini. Poi si spegne il fuoco, si lascia riposare per 5 minuti, si aggiunge il succo di mezzo limone e a piacere un cucchiaino di miele. Da bere mattina, pranzo e sera. Tisana 2, aglio. Aiuto! Forse l'idea non è entusiasmante, ma gli effetti sì. L'aglio è un potente antibiotico naturale e ce lo conferma questo studio dell'Università di Copenaghen. Si tritano 3 o 4 spicchi d'aglio e si fanno bollire per 5 minuti in 2 tazze d'acqua. Lasciare intiepidire e poi filtrare e bere al bisogno. Prima di vedere l'ultima tisana, voglio ringraziare gli amici Trendy e Sani che stanno sostenendo il mio canale. Grazie dei mi piace, di condividere i video, dei bellissimi commenti che mi scrivete. E un grazie ancora più grande a chi si è abbonato e ha avuto accesso all'area riservata ai membri del canale. Così mi aiutate a portare avanti la mia mission, diffondere la salute naturale per tutti. E se non lo avete ancora fatto, fatelo anche voi, fatelo tutti! Tisana numero 3, echinacea. Tutti conosciamo l'echinacea come pianta immunomodulante, cioè aiuta il sistema immunitario a rispondere agli attacchi esterni. Ma forse non sapete che si può bere anche come tisana? Portate a ebollizione 2 tazze d'acqua e 2 cucchiaini colmi di fiori di echinacea. Si fa bollire per 7 minuti, si spegne il fuoco e si aspettano altri 7 minuti. Filtrare, aggiungere un cucchiaino del vostro miele preferito, io consiglio l'eucalipto, e poi gustare. Si beve durante la giornata o alla sera per respirare meglio. In descrizione vi lascio il link ai prodotti di qualità che io utilizzo per queste tisane. Noi stiamo già meglio, eh? Fatele anche voi e scrivetemi nei commenti com'è andata. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!